Caro Beppe, sembra che non ci ascoltino, ma forse qualcuno ci ascolta, perché cominciano ad essere troppe le nostre segnalazioni che poi per fortuna trovano una soluzione. Questa addirittura... Questa è veramente una bella soddisfazione. Dai, allora, siamo in via Veneto. Dopo anni siamo riusciti in via Veneto, angolo via Claudio Tolomeo. Sì, sì, mi fido, è vero, Tolomeo. Perché qui c'era il problema, ricordiamolo, che c'è questo incrocio per le auto, ma mancava l'attraversamento col semaforo regolato dal semaforo, perché qui attraversare era difficile senza semaforo. I pedoni dovevano passare in mezzo alle auto, era veramente pericoloso. Finalmente è stato fatto il restyling di questo incrocio e quindi di conseguenza è stato inserito anche la fase del passaggio pedonale che non c'era e poi vi ho messo anche un bel impianto. Signora, è rimasta contenta del semaforo nuovo? Io attraverso. Sì, ma visto non c'era prima. Quando è verde si attraversa, sì. Capito? Perché lui voleva attraversare ancora. Ma prima c'era quell'omino verde, l'ha messo ora. L'ha messo da poco il semaforo. È meglio, no? Sì, è meglio. Perché lui, caro Beppe, tu volevi attraversare col rosso. Giustamente la signora ti ha ricordato che si attraversa col verde. Che fai? È la novità questa. No, perché t'ha visto già che eri uno un po' così, un po' fuori. Ma forse la signora non è del luogo. Non è del luogo. Non si è resa conto del cambiamento che c'è stato. Vabbè, dai. Comunque sì. Comunque questo semaforo è importante perché si può attraversare. Guarda che abbiamo anche un collega. Ciao ragazzi. Ciao. Finalmente una vittoria, vieni qua. Ci hanno messo il semaforo col passaggio pedonale. Giorgio, ci hanno messo il semaforo ora? Sì, da poco. Vedi, siamo che ci passo di radio io. Voi altri c'avete la cosa. Cioè, tutto questo dovrebbe aiutare a non... I pedoni. Ma prima i pedoni passavano durante la fase del passaggio delle auto, quindi era veramente pericoloso. E sono anni che si faceva questa battaglia, finalmente hanno messo questo impianto nuovo. Sono passato preciso per farti complimenti. Grazie Giorgio. Giorgio Cioffini, collega. Ciao. Allora, e quindi insomma, vedi. Ok, poi tra l'altro puoi anche premere. Che non c'è l'omino verde, non si può passare. Importante questo. Comunque lì si preme, si può anche fare la chiamata. Sì, no, dai, sto messo un impianto a norma secondo le caratteristiche ultime del semaforo. Mi lascia anche la luce, vedi, sul semaforo che tratta. Bellissimo semaforo. Il passaggio pedonale, no, veramente. Finalmente gli abitanti di qui della zona potranno essere contenti di questa operazione, che poi non solo il semaforo, ma è stato fatto anche il restyling completo dell'incrocio, vedi, con i marciapiedi sono stati rifatti completamente, che prima non c'erano, erano tutti deteriorati. Dai, finalmente qui una sistemazione ad hoc. Assolutamente. Diamo atto all'amministrazione comunale di aver fatto qui un bel lavoro. Dimostrazione che noi raccontiamo quello che vediamo, quindi quando c'è da segnalare quello che non va, ma più che altro per cercare di risolverlo da dove è possibile, ma anche per dire abbiamo fatto la battaglia più di un anno fa. Esatto. E adesso per fortuna c'è l'incrocio. E quindi i pedoni, perché qui insomma era un bel via vai attraversare con queste auto da tutte le parti. Allora, ti ricordi, la gente passava in mezzo alle auto, quindi era pericoloso. Dai. Quindi insomma, bene così che è stato messo questo semaforo e quindi ci fa particolarmente piacere la cosa. Non so se le auto che passano saranno soddisfatte. Lo conosce? Oggi è giorno di incontri, eh? Sì. Venga. È il segretario del vescovo lui, eh. Scusi, lei che ci fa in queste zone? Io dico il diacco chi lo crede. C'è stima, eh? Sì. C'è stima. Vigliacco chi ti crede. Ripetiamo tutto perché è molto bello. Comunque qui bisogna venire più spesso, cioè gli incontri un po' particolari, insomma. Bene, allora, grazie all'amministrazione comunale, ci rivediamo domani, chissà se per una buona o per una cattiva notizia, non lo sappiamo. Vediamo un po'. A domani.